come ogni lunedì l'appuntamento è con gli under 30, oggi con due ragazzi, Giuseppe Mineo, classe 92, Giuseppe Giulio Leonardo, classe 91. Tra poco li saluteremo, fondatori di Farmup. Farmup prende il via da una semplice idea, cioè creare una soluzione per permettere a chiunque di ricevere a domicilio qualsiasi prodotto della farmacia in pochi minuti. In poco più di 3 anni la società, pensate, è diventata il primo player in Italia dell'home delivery farmaceutico ed è entrata anche nel novero delle 50 scale app più innovative nel panorama nazionale. Allora, li salutiamo questi due ragazzi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie Giulio, buongiorno anche a te, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie. Allora ragazzi, partiamo, ovviamente il tempo è quello della radio, ma vorremmo immediatamente capire l'idea e come immediatamente avete sviluppato per arrivare a quello che è oggi Farmup. Ma guarda, l'idea nasce veramente da un'esigenza. Io mi trovavo fuori dall'Italia e avevo bisogno di un farmaco, ma nessuno poteva portarlo al mio domicilio. Cercando su internet ai tempi trovai soltanto soluzioni per il food delivery, no? Quindi soluzioni che ti portavano a casa il cibo, nulla invece riguardo il farmaco. E così insieme a Giulio nasce Farmup dopo un periodo importante di studio e di analisi a livello normativo, chiaramente procedurale, perché non serve soltanto l'idea, ma poi è necessario anche lavorarci tanto su e soprattutto investire tempo e risorse su quella che poi è diventata la nostra startup. Riflettevo mentre ascoltavo, ed è normale anche per noi ci diamo abbastanza regolarmente il tu in onda con una buona percentuale dei nostri ospiti, però per dare una dimensione e anche finirla con questa storia degli eterni ragazzi, per me sono il dottor Mineo e il dottor Leonardo, ma mi spiego, cari ospiti, il perché. Perché dobbiamo dare subito, immediatamente, la dimensione del business vero, con la B maiuscola. E per questo faccio una domanda specifica, chi ci segue sa che è una mia fissa, i fondi, i soldi, per dare la sensazione a chi ci ascolta che con una buona idea si trovano gli investitori. Sì, sicuramente questa è un'ottima domanda. Quando si lancia una startup, quindi un'idea, una startup ormai identificata come un'idea che ancora deve svilupparsi, in generale invece una startup è un'azienda costituita da meno di 5 anni, quindi noi fino ad aprile prossimo saremo una startup, la prima idea che viene in mente è quella di aprirsi immediatamente al capitale, aprirsi immediatamente a dei mentor che in realtà nel 90% dei casi della nostra esperienza possiamo dire che rappresentano sia un lato positivo per le società, perché sicuramente ti danno quella consulenza e quegli strumenti che non potresti avere quando lanci un'idea, ma c'è un grande rischio, che è quello di volersi accaparrare una grande fetta della tua idea, e questo secondo me è un grande aspetto negativo. D'altra parte esistono però altre vie, e noi, posso dire con anche un pizzico di orgoglio che ne siamo un esempio, tutto il capitale ad oggi è detenuto da me e Giuseppe, perché l'idea che abbiamo lanciato sul mercato 4 anni fa era un'idea che da subito ha posto le sue basi anche su quella che era una sostenibilità del business plan, quindi offrire un servizio a pagamento. Quindi mi sento di dire che non si deve avere timore di offrire sul mercato un nuovo servizio a pagamento, perché la qualità si può offrire solo se dall'altra parte il mercato la percepisce. Non c'è dubbio. Il vostro rapporto com'è nato? Eravate già amici, vi siete incontrati per questo progetto, avete messo insieme, diciamo così, conoscenze diverse? Ah, allora il nostro rapporto sì, comincia da prima di Farmup e comincia all'università. Noi eravamo compagni universitari, poi le nostre strade si sono divise perché abbiamo preso percorsi professionali diversi. Ma dopo 3 anni ci siamo rincontrati e abbiamo veramente unito le nostre competenze acquisite nell'ambito professionale. La mia nell'ambito della consulenza digitale, perché io lavoravo per una multinazionale americana, e Giulio invece nell'ambito dei processi, perché lavorava come project manager in una banca europea. Dottor, un'ultima battuta al dottor Leonardo, solo per capire che cosa raccontiamo ai ragazzi che hanno finito l'università, che hanno delle buone idee e magari non sono così strutturati come già lo siete voi adesso. Un pensiero per loro, che cosa consigliereste? Il pensiero è quello di non avere timore di abbandonare la strada certa che si è prefissata e che l'università ti prefissa, quindi una carriera che ti metta da subito nel mondo lavorativo come parte di una grande azienda,
ma avere il coraggio e pensare fuori dagli schemi rispetto a quelle che sono le tradizioni che impone soprattutto un mercato come quello italiano, ma anche, diciamoci la verità, un contesto familiare come quello italiano che spinge verso il tradizionale, mentre non si deve avere timore neanche in questo momento di grandi opportunità, per quanto è un momento critico, lo sappiamo tutti, di perseguire il proprio sogno. È chiaro che il proprio sogno e le proprie idee si devono perseguire tenendo però in considerazione anche un orizzonte temporale definito, oltre il quale bisogna capire se effettivamente l'idea si è validata o meno. Insomma, ascoltate mamma e papà, ma non sempre, non necessariamente. Questo ci stanno ricordando Giuseppe Mineo e Giulio Lonardo, che ringraziamo, in bocca al lupo, e anche quel riferimento iniziale che ha fatto Pierluigi alle Scale Up, perché voi ormai non siete più una startup, siete sotto la lente di ingrandimento di investitori importanti. Quello che vi auguriamo è di, fin quando vorrete, detenere il controllo dell'azienda e, se possibile, far entrare capitali freschi per diventare sempre più grandi, sempre più presenti sul mercato. E poi, ragazzi, se vorrete vendere quando varrete 50 miliardi, ce lo farete sapere. Va bene? C'è Giuliani che è pronto, diciamo. Grazie davvero al dottor Giuseppe Mineo, al dottor Giulio Lonardo. Alla prossima. L'hanno fatto in tanti. Certo che sì. A presto. La storia di qualcuno che è diventato miliardario.